Allora, apriamo questa terza giornata di Fosforo 2023 con un ospite speciale che ci ha raggiunti dall'Emilia Romagna ed è qui con noi il Califfo. Ale Bordea. Prova. È basso? Proviamo. Il Califfo è basso? Ale Bordea. Qua. Allora, innanzitutto diciamoci perché abbiamo voluto qua con noi. Allora, perché abbiamo fatto un progetto con le scuole nelle quali abbiamo cercato di mettere in contatto il mondo della scuola, i giovani, con gli artigiani e per fondere questi due mondi abbiamo cercato di utilizzare TikTok. E allora abbiamo lavorato con le scuole superiori di 5 città, Pesaro, Fano, Senigallia, Camerino e Castelfidardo. Con queste 5 scuole superiori abbiamo insomma fatto un percorso per cercare appunto di diffondere questi due mondi, far conoscere l'artigianato ai giovani, farli appassionare, fargli capire quali sono le chiavi fondamentali del insomma dell'artigiano medio, che sono la passione, ma poi dopo magari ce lo racconterai. E poi abbiamo fatto fare a loro dei video TikTok che in qualche maniera raccontassero questi artigiani. E poi abbiamo pensato che esiste una persona in Italia che già fondeva in sé tutto questo ed è il Califfo, così chiamato. Allora, dici, come ti è nata questa idea di fondere l'artigianato con invece il mondo dei social? Ma allora, essere artigiani sostanzialmente significa essere delle persone creative e per stare sui social la creatività è una condizione necessaria. Fondamentale. Se non hai uno sbuzzo creativo, il termine scientifico, sbuzzo, no? È difficile creare dei contenuti che possano raggiungere molte persone. E di conseguenza, insomma, il passo, ripeto, è breve tra essere dei creativi, e quindi creator digitali, ed essere creativi in senso di artigiano, ovvero mettere le proprie abilità, la propria passione, la propria manualità al servizio di un materiale che nel mio caso è il legno. Quindi ho deciso di cominciare a girare questi video, ma un po' per noia, un po' perché non sapevo in realtà cosa fare. Un giorno mi sono messo lì, ho fatto il primo video, anche perché dicevo, ci sono tante persone che creano contenuti, però nel ramo dell'artigianato e nel ramo della falegnameria è difficile raggiungere una vasta platea di persone. Invece io avevo l'intenzione, la volontà di ampliare, no, il pubblico in questo settore. E quindi ho messo un po' le mie abilità, la mia simpatia, la mia faccia di bronzo, eccetera. Perché la simpatia è fondamentale, sì, è stata una chiave fondamentale. Sì, perché generalmente in questo settore ci sono molte persone che creano contenuti, però molto didascalici, magari abbiamo tecnici, il tutorial di 30 minuti, che sì, è utile, però a pochi. Oppure io ho fatto il test su di me, cioè quando c'è un tutorial di 30 minuti io vado nei 3 secondi dove c'è solo quella cosa che ti serve, allora tutta la chiacchiera. Allora tanto vale che faccio un video di 3 secondi e via. E via, no? E quindi questo è. E questo è. E quanto tempo fa è nato? 2 anni fa. Ok, sì. Quindi non sì, è sì, abbastanza recente. La parte da creator digitale, sì, invece sì. La parte d'artigiano. La parte d'artigiano la porto dietro da tanto tempo, che in realtà nasce più come una passione, più che altro. Quindi soprattutto la parte del legno. Io ho sempre fatto in realtà lavori manuali, vengo dal mondo del giardinaggio, vengo da una famiglia di artigiani, edili, quindi ho sempre lavorato con le mani. Poi ho coltivato la mia passione, che era quella per la lavorazione del legno, e alla quale poi mi sono dedicato sempre di più e adesso mi ritrovo dove sono. Qui a Senigallia. bene, ecco, queste parole che stai insomma inserendo all'interno delle tue risposte sono parole che abbiamo trovato anche da altri artigiani che abbiamo intervistato in questo progetto. Quindi la passione, la fatica, la dedizione in qualche maniera, no? Sono tutti dei valori che questi appunto colleghi artigiani hanno cercato di passare ai ragazzi. Perché
si è un po' visto che i giovani d'oggi magari fanno un po' fatica a vedere il valore di queste cose, cioè sanno che esistono ovviamente, ma magari cercano di... Ma in realtà secondo me il fatto che sappiano che esistano già è una verità a metà, nel senso che io mi rendo conto del fatto che molte cose che io faccio e che do per scontato non sono conosciute, magari ai più giovani, mettiamola così, però... Questo è perché io vengo da una generazione un po' di mezzo, no? Io non è che sono un Matusa, però 30 anni, voglio dire, io sono cresciuto che correvo, mi sbucciavo le ginocchia, cadevo, insomma, una persona normale, però con sempre la priorità nelle attività manuali, no? E non davo per scontato l'esistenza di un mobile, cioè anche la curiosità ti nasce e ti porta a cercare di capire come viene costruito qualche cosa. Oggigiorno si dà molto per scontato il fatto che esista una determinata cosa, che si trova già bella che è fatta impacchettata, no? E quindi non tutti sanno come una determinata cosa viene costruita, viene realizzata, soprattutto a livello artigianale, in un mondo in cui l'industrializzazione o comunque sia la fornitura di massa anche di oggettistica che si trova ovunque, un po' su internet, un po' nei grandi negozi, la fa da padrone. E quindi il mio come dire, contributo anche in questo settore è di far capire come certe cose potessero essere fatte 50 anni fa. Cioè molte volte che quando io affronto un progetto... Alla fine dico, ma 100 anni fa come facevano? Anche nella verniciatura, no? Oggi ci sono 750.000 tipi di prodotti, ma 50 anni fa non li verniciavano, no. I mobili. Adesso 50 anni fa erano anche troppo industrializzati. 100 anni fa non lo facevano? Come lo facevano? Cioè, ritornare a capire un po' quello che c'era agli albori di un'attività manuale, di un mestiere. Questo è importante, secondo me. Assolutamente fondamentale, anche perché... ti dà, e anche noi l'abbiamo visto lavorando con gli altri artigiani, che intanto ci diciamo che erano, uno era anche lui un lavoratore del legno, perché è un produttore di rompicapo in legno, pensa, progetta e realizza dei rompicapo bellissimi in legno, che forse qualcuno che ci segue da un po' di anni l'avrà visto in piazza col suo stand rompicapo in legno. Poi c'è sempre un altro artigiano che ci segue da anni, che è il mastro vetraio Puccitelli, e poi c'è un decoratore di ceramiche che quest'anno è tra gli stendisti di Fosforo in Piazza del Duca, e poi dopo il progetto prevedeva una quinta, diciamo, posizione che era legata alla Caritas e ai rifugiati, quindi c'era un suonatore, diciamo, è un musicista che però suona strumenti molto molto particolari costruiti da sé, che è venuto qua, diciamo, a causa della guerra e di quant'altro, e quindi che è stato accolto e ha portato la sua testimonianza, insomma, oltre che di artigiano musicista, anche di sfollato in qualche maniera. Però, tornando al discorso dell'artigianato e della passione, sicuramente appunto tutti avevano come chiave questo fatto, e anche la bellezza di potersi costruire un oggetto partendo da un'idea, cioè convertire un'idea, un qualcosa che ti è passato nella testa, in un oggetto fisico, che poi... Cioè... Sì, questo sicuramente è una delle... È uno dei passaggi chiave più importanti che poi distingue quello che è l'artigiano da colui che fa magari la produzione in serie, cioè dall'industria, no? Cioè l'artigiano è compreso proprio nel nome, comunque, il discorso di arte. Io invidio molto, ad esempio, chi sa dipingere, no? Che riesce a trasferire su tela ciò che vede con gli occhi, quindi la capacità di trasformare con la mano ciò che vedi in un oggetto che ha in un disegno, no? Io li invidio molto perché sono daltonico, quindi non riuscirei mai. Però questo è un passaggio fondamentale, ma è fondamentale in quanto riesce a far sì che tu possa esprimere te stesso nella realizzazione di un oggetto. Cioè, secondo me, il concetto chiave dell'artigianato è esprimere la propria forma d'arte, la propria vena artistica, mediante la creazione di un oggetto che può essere anche d'uso quotidiano.
cioè anche banalmente uno sgabello. Ce ne sono tantissime di realtà in cui una persona inizia a costruire una sedia a partire da un'idea e uno dice sì, è una sedia, però quella sedia in realtà è la trasformazione di un pensiero artistico della persona che l'ha ideata. E questo è il cuore dell'artigianato ed è un po' anche quello che mi stimola, no, a creare, perché io mi sveglio una mattina, al di là di quello che mi chiede mia moglie di costruire per la casa, ogni tanto anch'io ho un'idea e assieme a quest'idea hai dentro di te uno stimolo che è un'esigenza creativa, cioè la necessità di costruire qualcosa ed esprimere te stesso e rivedere un po' te stesso all'interno di quell'oggetto. Ed è bello, concludo, perché è un po' come un poeta che scrive una poesia e in quella poesia molti riprovano quelle determinate emozioni. Esatto, gli oggetti hanno proprio, portano con sé questo lavoro, quest'idea, no? Molto più che un oggetto, diciamo, in serie, industriale, diciamo così, che è un po' asettico, no? Sì. E poi soprattutto quello deve andare bene per molti. Invece il progetto artigianato deve andare bene per me o al limite per il mio cliente, insomma, però è fatto proprio, è come un vestito cucito addosso, no? Sì, è un'opera d'arte a tutti gli effetti. Sì. E quindi è anche la scelta dei materiali, no? Cioè l'industria sicuramente si piega molto al discorso economico, anche oppure proprio di vendita, alla standardizzazione e al fatto che non c'è più una cultura dei materiali. Cioè io che lavoro in legno, questa cosa non dico che la soffro molto, però la noto, no? Perché se tu hai un oggetto, un mobile anche realizzato in legno massello, devi saperci convivere con quell'oggetto, devi saperlo trattare, certo. Devi sapere che se vuoi usare un tavolo devi avere anche in casa i sottobicchieri, non che ti lamenti perché poi rimane il segno sul bicchiere. Ecco. Quindi fa tutto parte di una cultura alla fine, cultura che va persa in favore di avere un oggetto che non si rovina, che non si muove, che è sempre uguale a se stesso per 20-30 anni, non mi dà problemi, però cosa racconta? Niente. Cioè quello che ha sempre affascinato me sul mondo del mobilio, dell'arredamento, del mondo del legno, è che un mobile, ad esempio di antiquariato, oltre alla bellezza stessa dell'oggetto, porta in sé una storia che ha almeno anche 300 anni, perché c'è un albero che o è nato da sé o è stato piantato, è cresciuto 100 anni, 150 anni, poi c'è la storia di colui che l'ha segato nel bosco, la storia di colui che lo ha segato in segheria, la storia del falegname di chi ha avuto l'idea, cioè che ha costruito, quindi un mobile d'artigianato quante storie potrebbe raccontare se potesse. E ognuno di questi ha scelto delle cose per quel mobile, la venatura, il modo in cui tagliarlo. Cioè, questa è una cosa secondo me che è fenomenale, è una cosa che a me tutte le volte mi fa impazzire. E anche un mobile, aggiungo, rovinato, porta con sé la storia di chi l'ha rovinato, che magari non ha fatto apposta, cioè magari una volta ci ha appoggiato il bicchiere. Sì, sì, però questo non lo puoi usare sempre come scusa quando fai danni a casa. ci hai provato. Ci ho provato più volte. Però è così. E quindi, ecco, quindi questa cosa è un po' sicuramente un valore che si è cercato di trasferire, di passare, no? Ai giovani che invece vivono magari, ma forse perché non l'hanno mai visto anche, perché non hanno mai avuto modo di incontrare delle persone che glielo raccontassero. Perché questo è un fattore culturale, oggigiorno è comunque il consumismo esiste, non è un'idea astratta, di conseguenza. Il fatto che si sia perso, no, quest'occhio romantico anche nei confronti di un oggetto è causa di una quotidianità che ti propone un oggetto che magari costa poco, lo puoi avere subito, fa quello che deve fare, punto. Esatto, si rovina di meno, magari bisogna meno di manutenzione, poi lo butti via, costa tanto poco che conviene cambiarlo. Esatto. Anche la cura del sistemare le cose, no? Aggiustare, si rompe un vetro di una vetrinetta, lo cambio, lo cerco, lo ritrovo, trovo quello che magari rimodella qualche pezzo. Perché... Sì, sì, sì,
Sì. C'è anche questa una cultura anche che questa se è una ne cultura sta andando. Di aggiustare le cose, se ne sta andando, perché poi c'è sempre meno gente che le cose le aggiusta. Le aggiusta, certo, certo. Questo è il problema, però secondo me sapere che determinate cose si possono fare poi apre tante possibilità anche a chi vuole imparare un mestiere o portarlo avanti. Cioè sapere che una cosa si può fare ti dà la possibilità di continuare a farla, ecco. Esatto, infatti da questo, questa qui è la base da cui è partita la nostra idea del nostro progetto, e abbiamo pensato a TikTok come uno dei canali per diffondere questo genere di idee, di cultura, chiamiamola così, legata al mondo dell'artigianato. E anche te in altra maniera, ma... Sì, il mio scopo non era tanto quello di insegnare alle persone, anche perché io ripeto, nasco da autodidatta, imparo le cose sbagliandole, poi ecco mentre... questo è un altro passaggio però sì, molto sì, interessante assolutamente. Cioè, perché sì. Oggi a molti giovani non è permesso sbagliare, no, perché a scuola, anzi, secondo me è l'unico modo per imparare veramente qualche cosa, perché se io vado da 10 falegnami e gli chiedo di fare una sedia, la faranno in 10 modi diversi. Cioè ci sono delle regole basilari, è ovvio, non è che uno si può inventare, però ognuno ci metterà una tecnica che ha sviluppato, uno ha fatto una dima particolare, uno vuole usare una macchina, uno ne vuole usare un'altra, però ognuno arriva alla sua soluzione facendo tante prove e sbagliando, quindi questo sicuramente è in dubbio. Però, ripeto, io non l'ho fatto con l'intento di insegnare come si fa qualche cosa, più che altro... l'ho fatto con l'intento di mostrare quello che si può fare, di essere divulgativo a modo mio, per farti vedere che certe cose si possono fare ancora manualmente come potevano essere fatte tanto tempo fa, e poi, siccome faccio magari anche molte storie su Instagram mentre realizzo un progetto, lì si vedono tutte quelle che io chiamo le magagne, cioè te parti nel fare un progetto che è stupido, sì, ci metto 3 giorni, ci metto 3 settimane, perché ovviamente ci sono un sacco di problemi, perché io poi non faccio mai nessun tipo di progetto, io inizio, prendo il legno, adesso facciamo questo. Però è una cosa che ci hanno detto tutti gli artigiani, quindi probabilmente se vuoi essere artigiano non devi fare i progetti, perché hanno detto no, ecco, io non al massimo faccio un disegno su un pezzo di carta, ma non sono di quelli che si mette lì su CAD, a meta, adesso faccio così, misure, no, io vado così di sentimento e vedo, parto e poi vediamo dove arrivo, ecco. E però vedi che durante il processo produttivo anche di un oggetto molto semplice ci sono tantissime variabili, ci sono tantissime cose che tu non prevedi, sbagli, rifai e impari, maturi. E questo ha stimolato molte persone, perché molti credono che padroneggiare un mestiere significa andare sempre a botta sicura, cioè che tutto va sempre bene, che non hai nessun tipo di problema, e molti si fanno coraggio vedendo che chi fa, i bravi sbagliano, ecco, e quindi poi probabilmente perché sono io impedito, però in realtà in molti hanno detto mi fai venire voglia di lavorare in legno, perché oppure anch'io sbaglio sempre, dicevo che ero io impedito, invece vedo che è una cosa molto condivisa. Esatto, questo è fondamentale, cioè sì. la teoria dello sbaglio, diciamo così, sì. è molto importante. Noi crediamo fortemente in questo, tante delle attività che facciamo a scuola si basano sul tinkering, che è proprio un sistema di far costruire le cose ai giovani, dargli degli obiettivi, tipo costruisci una macchina che sappia fare degli scarabocchi da sola, non importa come, e ognuno si inventa la sua, no? Con i motorini, i bicchieri, gli elastici, lo scotch, gli stuzzicadenti, cioè tutte cose che lì per lì sembra che non abbiano nessun significato di stare insieme, invece dopo un'oretta di prove, ingegni, ed è molto bello, noi lo facciamo da tanti anni, vedere come ognuno trova una strada sempre completamente diversa, mai visti due cose uguali fatte, perché proprio ognuno trova i problemi e la soluzione al problema in base alla sua esperienza, alla fortuna, all'idea che gli è venuta lì. Sì, poi alla fine sicuramente esiste un sistema più efficace. Ecco, possiamo diciamo misurarli sul livello dell'efficacia, sul livello dell'efficienza, ma alla fine se il risultato l'hai portato a casa bom. Cioè bom, fine, se fai una sedia ti ci siedi e tiene. La sedia l'hai fatta, poi può essere bella, può essere meno bella, uno ci ha messo un giorno, uno ci ha messo una settimana, sì. No, alla fine una poi sedia magari c'è. Poi ti fa vedere un'idea per farne una diversa, per così ti fai 4 sedie tutte diverse, esatto. E dici che era voluto, ovviamente. Bene, bene, io dicevo, mandiamo qualche video, Giardo, ci abbiamo qualcosa così per dare quelli dell'idea. Belli.
quelli belli, eccoti. No. Ah, questa è la porta segreta. Questa è la porta segreta. Esattamente. Ah, visto che i tuoi video hanno il voice over, qui ce lo puoi fare live. Ma adesso è finito, qui era la fase in cui qui dicevo, si vedeva solo il finale. Questo model è il risultato. Ecco. Ecco, e qui c'è la Sara che mi dice che è perfetta per nasconderci l'amante praticamente dietro. Ecco, questo è stato un parte... progetto interessante comunque sia, eh? Ho lavorato tipo 2 settimane per fare questa porta segreta, poi le cerniere le ho dovute fare arrivare dall'Inghilterra perché non si trovavano qui, non ho capito. Ecco, quindi anche l'idea di ricercare i materiali, sì, no? Cioè questa cosa qui. No? Ti e stimola. Non si trovano mai, nel mio caso, io sono l'unico, me lo diceva anche la Sara, sono l'unica persona che ha difficoltà a reperire ciò che mi serve nelle ferramente. Allora dico, è un problema mio, oppure perché io cerco magari la vite ottonata, quella con la testa bombata, taglio. No, adesso è tutto croce, zingato. Ma la roba bella, che fine ha fatto? Purtroppo perché sempre problema. In meno la usano, sempre meno c'è qualcuno che ha interesse a produrtela e quindi... Esatto. Questo che cos'era? Ah, qui ho fatto... Stai inventando un tornio. No, qui ho fatto il modo per stondare un listello di legno per creare una cerniera per una scatola completamente in legno. Quindi qui ho fatto un temperino, siccome mi serviva un tondino esattamente da 12 mm, però di un legno particolare, perché sennò in giro si trovano già fatti, ma di legnaccio, eccetera. In questo modo ho Però anche questo, no? L'idea che ti costruisci... Sì. Lo sì, strumento sì, che sì. ti serve per il fare il pezzo. Il 60% del tempo lo si passa a costruire dime, sagome, strumenti per non tagliarsi le dita. Perché cose... infatti tra gli artigiani ancora, cioè tutte e 10, sì, quindi sì. ancora sì. E quindi questa è stata una bella prova. Poi dopo ovviamente questo non è tutto frutto del mio ingegno, perché il sistema della cerniera l'ho visto fare e mi sono voluto cimentare e provare a fare. Poi alla fine ce l'ho anche fatta e... Ed è sempre bene. Che culo. Però anche questo, no? Magari uno vede una cosa, questo, sì. copia un'idea, sì, perché sì, anche sì. sto fatto del copiare, no? Sì. Oggi nessuno deve copiare niente, tutto deve avere per sé, no? No, ecco, piuttosto io credo che questa sia una bella palestra, quello non dico del copiare, ma di provare, perché generalmente tutto ciò che ti viene mostrato come facile. Ecco, e questa magari è la cosa che ha fatto avvicinare molte persone anche al mio profilo. Io ti faccio vedere che non è facile. Perché tutti quelli che caricano magari un tutorial per realizzare qualche cosa, oppure tutti quelli che caricano un reel bellissimo patinato o ultra HD, ti fanno vedere che questa cosa viene in 3 secondi e ti dici, vabbè, ma cosa ci vuole? Poi lo fai e ti penti di averlo voluto fare. Però ti rendi conto che la realtà che ti viene veicolata tramite molti social media non è quella. Cioè dietro magari c'è una persona che ha gli strumenti adeguati, strumenti di un certo livello, magari, il tempo che è la risorsa fondamentale quando si inizia a realizzare qualunque cosa, e quindi mettendo insieme tutti questi fattori, allora riesci a creare un oggetto che è bellissimo, però non è così semplice come ti viene mostrato, cioè il più delle volte non lo è mai. Però anche qui, no, la bellezza di mostrarla questa cosa, perché ci vuole passione, ci vuole tempo, ci vuole ovviamente sapere anche sfruttare il proprio macchinario, sì, no? Sì, insomma, sì. questo è importante, no? I macchinari fanno la differenza. Per carità, più che altro si può fare tutto a mano, perché come dicevo prima, 100 anni fa come facevano? Ecco. La squadratrice non c'era. Solo che ci vuole sicuramente più tempo, e questo non è... Questo è indubbio, è indiscutibile. Sì. E poi i macchinari li devi sapere utilizzare, per ogni lavoro ci vuole c'è il suo macchinario, questo è... Però anche tutta una parte di... matematica, no? Mi ricordo che non tanto tempo fa hai fatto un video in cui siamo stati dopo la community dei maker di quelli del fai da te e basta, no? Siamo stati tipo una settimana per scoprire se poteva esserci una formula per capire qual era l'inclinazione di taglio per fare una piramide a base esagonale di legno. Abbiamo lavorato in 30 e alla fine però anche è stimolante, cosa bella, perché ti penti di aver detto alle superiori, ma io la trigonometria non ci faccio mai, niente, seno, coseno, cosa me ne faccio, chi se ne frega. E invece poi te ne penti, perché sono cose che ti che servono, invece possono, insomma, sì, assolutamente, salvarti, assolutamente. Giorni di lavoro, ma anche dopo... legno che butti via, anche
Perché poi dicono, ah vabbè, ma te facevi il progetto con CAD, ho capito, ma CAD devi imparare a usare, quindi come fai senza... E quindi così, ah, ecco, non ci abbiamo più. Però tutto questo, ecco, ci porta, no, sui social e sul fatto che su questi social ci sono tanti contenuti, no? Quello che abbiamo anche cercato di fare all'interno di questo progetto, insieme ad un'associazione qui di Senigallia che si chiama Associazione di Te contro le dipendenze tecnologiche, perché ovviamente i social... possono essere usati per veicolare contenuti interessanti, far incontrare persone, stimolare tutto questo, ma possono anche diventare pericolosamente dipendenze o, diciamo, possibili dipendenze, no? Perché uno degli incontri che facciamo all'interno di questo progetto, appunto con gli psicologi di DITE, chiedeva ai ragazzi, no, di guardare sui propri telefoni quante ore al giorno stavano sui social, no? Allora, voglio provare a... Proviamo così, chi c'è qua in piazza. Quante ore utilizzate il vostro telefono, più o meno? Quanto? Una dozzina d'ore. Dozzina d'ore... un po' per lavoro, un po' per svago. Ah, ma uno non ci fa caso. Non ci fa caso, ma se voi guardate in ogni telefono ormai c'è modo di sapere quant'è l'utilizzo medio giornaliero dell'accesso al telefono, no? E quindi, insomma, i ragazzi si stupivano, alcuni, no, dicevano, ah, magari se te glielo chiedevi senza controllare, no? Dicevano, due o tre ore, no? Al massimo, così. E poi invece... andavano a vedere il dato, che magari non avevano mai visto, insomma era molto che non andavano a vedere, e tutti si aggiravano minimo 6, 8, 10, 12 ore. E pensare che, insomma, può diventare rischio di dipendenza anche bastano 4 ore al giorno. Allora io sono da ricovero. Hai capito? Cioè, bisogna stare attenti, perché... si può incorrere nei rischi di chiudersi dentro questi social. Poi ovviamente non è il parametro ore di utilizzo telefono uguale dipendenza, certo. Ovviamente, no? E ci sono tutta una serie di... Però è una cosa da monitorare in qualche maniera, perché possono essere quelle cose che piano piano, no? Dici, vabbè, lo faccio una volta... magari così, guardo dei contenuti, una volta, poi un conto è che li fai, un conto è che li guardi solo, oppure comunque, ci giochi. Questo dato per me è stato anche di stimolo a trasformare quello che era un po' il mio tempo libero in quello che poi ho cominciato a fare, cioè nei video, perché io comunque fino a 2 anni fa i video non li facevo. Poi è diventato praticamente un lavoro, perché tutto il tempo che io non passo in quello che è il mio lavoro principale, che era quello di 2 anni fa, adesso lo passo in laboratorio a fare video. Sì. Però ti rendi conto di questo fatto qui, che quando tu hai del tempo, molto spesso non lo impieghi in un qualcosa di costruttivo. E i social ti assorbono e sì, tu non nemmeno te ne rendi conto. Perché piano piano, esatto. Cioè, magari uno dice, ah sì, mi piace. Ma anche i videogiochi, quelle cose così, è un po' come giocare alla PlayStation. Esatto. E quindi anche quello è stato da stimolo, il fatto che io mi ero reso conto all'epoca che magari nel mio tempo libero non lo investivo in una maniera, diciamo, più sana, più costruttiva, e quindi anche questo ha contribuito a darmi lo stimolo per iniziare a dire, vabbè, se devo stare sui social e vedere tante persone che fanno cose sui social che magari non le sanno fare o comunque fanno dei contenuti che dici, boh, allora ci provo anch'io, almeno la scusa di stare sui social, però... Ma sono un creator. Esatto, perché molti dei ragazzi, quasi tutti i ragazzi che, insomma, abbiamo incontrato, pochissimi sono creator, cioè caricano contenuti. La stragrande maggioranza guardano, no? Li seguono, osservano, ma non producono contenuti, no? E anche questo è un altro fatto, no? Perché te ti chiudi nella tua barriera, guardi, non entri a contatto con le persone, e sempre di più questa cosa può diventare pericolosa.
perché ti chiudi nel mondo. Soprattutto se ti focalizzi, visto che comunque i social media indicizzano i contenuti che tu vedi sulla base dei tuoi interessi, no? Se tu ti focalizzi in un insieme di contenuti che non ti stimolano a fare nulla, è un cane che si morde la coda. Invece, quella che è la mia esperienza, ci sono molte persone che si sono legate un po' a quello che è il mio profilo e a quello che è il mio genere di contenuti e magari mi mandano messaggi facendomi vedere quello che loro fanno perché sono stati stimolati non tanto dai miei lavori ma da quelli che sono tutti quelli della comunità maker, no? Certo. Perché tu magari segui me, poi vedi solo contenuti di fai da te e falegnameria e magari sei stimolato a dire ci provo anch'io e quindi hai sottratto almeno qualche ora di tempo al telefono. Esatto, al telefono per fare qualche cosa. Questo è molto bello. Esatto, questo qui è una delle, diciamo, importanti cose, no? Che ha un creator, quello sì. Che socialmente fa dei contenuti e sa che vanno in mano a tante persone. Esatto. E quindi anche stare attenti a che cosa si carica, sì. No? A che cosa si vuole mediare col proprio, diciamo, sì, operato. A volte è molto come camminare sulle uova, perché soprattutto quando ne hai pochi ti puoi permettere di essere un po' più blando su certe cose. Quando inizi ad averne tanti, ama le cuffie, ama i guanti, esatto, ama gli occhiali, adesso, ecco, su quello c'hanno ragione, però alla fine diventi anche una sorta di esempio. Di esempio, per esatto, certe perché cose, a un certo quindi punto... Quindi no? Ti devi dare un tono, per forza. Bisogna darsi un tono. Poi, un'altra cosa che, no, che tante volte i ragazzi chiedevano agli artigiani, no, dove ti ha portato il tuo lavoro, no? Allora, questo tuo essere artigiano e creator... che cosa ti ha dato in più l'essere creator, oltre che essere solo artigiano, diciamo, sì. No? Allora, la fusione di queste due cose mi ha dato la possibilità di creare magari prevalentemente oggetti che sono, come dicevo prima, un'espressione di quella che è la mia vocazione artistica. Cioè, io, dovendo creare contenuti, volendo creare contenuti e potendolo fare, ho la libertà di dire, allora, oggi io inizio a fare questo mobile qui. Non perché mi è stato chiesto, perché quando ma Sara, poi sei... come dici sempre, esatto, nei video, un po' cioè non è Sara, colpa sempre sua. Non è colpa sempre sua, però questa cosa mi ha dato la possibilità appunto di dire voglio fare uno sgabello particolare, mi ci dedico, lo faccio, ti faccio vedere come si può fare e il mio lavoro è diventato mostrare che è possibile sì. O quali sono le insidie dietro questo lavoro. Perché molto spesso l'artigianato, per quanto sia appunto una forma d'arte, eccetera, poi si riduce nel riproporre, riprodurre magari sempre lo stesso oggetto che ti viene bene, tipo fai i taglieri tridimensionali e, bom, e fai ti soli. Chiedono tanti taglieri tridimensionali e tu ti ritrovi in un girone infernale dei taglieri tridimensionali, tu fai solo quello, allora dopo alla fine è un po' come dire ti perdi, perdi la tua identità, quindi nel mio caso è stato un po' una fortuna e una sfortuna, perché poi dopo io quello che faccio non è che lo vendo, mi serve a casa, oppure se te lo devi vendere che prezzo gli dai, sei sempre lì. È come un pittore che decide di dipingere un paesaggio perché si sente ispirato, poi dopo il quadro se vende bene, se non vende pace. Quindi questo è, dopo quando sei nel mondo dei social media ovviamente ti aiutano le sponsorizzazioni, queste cose qui e esatto, quindi barcameni. A un certo punto sì, però sì, cioè, sì, può l'essere creator diventare una piccola parte del lavoro, sì, cioè il lavoro sì, inteso sì. Come quel tempo che mi dà un'entrata economica. Per forza, cioè perché no? Alla perché fine... Dedicandogli tanto tempo, esatto. A un certo punto anche quello non può essere. È solo... normale, non deve essere un tabù, io questo lo dico molto spesso. Per creare contenuti è un lavoro, perché tutti stanno sul telefono a guardare cose, quindi se qualcuno, non ci fossero persone che le fanno, tu non avresti niente da vedere. Ed è normale che qualcuno per queste cose debba pagare. Perché noi dobbiamo vincere. Sì. Sì, sì, questo qui no, ce lo dicono tutti, se te in qualche maniera vuoi che ci siano contenuti, no, bisogna essere anche disposti esatto. che chi li produce abbia a un certo punto un riconoscimento, certo. Perché se no... Sì. No? Però oltre questo no, può essere anche il fatto che si entra in contatto con una bella community. Questa no? Noi, è una delle cose più belle, secondo me, quelle cose più belle. Poi io sono anche riuscito a creare una sorta di community
priva di haters, perché tutti si lamentano degli haters. Probabilmente il mio essere consapevole per primo di non saper fare molte cose, di sbagliare, ma poi essere trasparente, perché essere trasparente alla fine gli privi il gusto di dirti che sei un incapace, perché io sono il primo a dire qui non sono stato capace, questo è una schifezza, questo non si fa così, oppure ditemi voi come l'avreste fatto e come lo fate, ecco. Esatto, perché questo qui è anche un altro approccio che diciamo, di cui abbiamo parlato, l'onestà, no? Sì. Cioè andare in rete con onestà e non con né saccenza né dire cose che uno non conosce, no? o pensare di avere la verità in mano. Sì, vedere, andare su Wikipedia, imparare a memoria quello che c'è scritto e poi riportarlo. Ridirlo, e quindi l'ha detto Wikipedia, lo posso dire anch'io, però non è un contenuto originale e secondo ti pone in una maniera che ti espone, cioè che ti mette in una posizione vulnerabile. Cioè alla fine uno deve essere onesto, deve essere trasparente, perché nessuno è perfetto. Esatto, ma questa cosa piace, cioè piace, paga. Sì, paga, sì, sì, questo sì, assolutamente sì. Perché, insomma, è bello anche essere un esempio. Ognuno di noi sa fare un qualcosa meglio di qualcun altro, no? Allora dovremmo condividere quelle che sono le nostre esperienze ed essere disposti ad ammettere di non sapere fare qualcosa e ad apprenderlo da qualcun altro. Poi io, se posso, ti dico la mia opinione. Se ti è stata utile, bene, tu mi dici la tua e alla fine siamo tutti avanti contenti, tutti meglio, cioè altrimenti non esce. Esatto. Ok, allora io direi che ci siamo, se abbiamo, vogliamo vedere, non vedo più Giardo, è scomparso. Beh, allora, ecco. Questo è un biliardino. Vediamo. Questa era gli albori, la mia vecchia combinata, che ancora la rimpiango, insomma ce l'ho nel vecchio laboratorio. Io ho fatto questo biliardino, ad esempio, a molle. Questo è stato un bel progettino, è una delle poche cose che poi ho venduto e mi anche dispiace, perché poi ti dispiace vendere le cose che fai. Cioè, perché ci hai messo tempo. Ci ho messo del tempo, ma poi era venuto anche bellino. Questo è finito in Germania. Ah no, questo è il biliardino che iniziava con me che giocavo col flipper. Questo è un altro progetto assurdo, io ho fatto gli omini del biliardino al torno. E poi questa è una bella storia, perché l'ho fatto al contrario. Perché te lo sai che il biliardino è un verso? Io non lo sapevo. Cioè nel senso che alla fine il portiere te lo dovresti manovrare, se non mi sbaglio, con la destra. Sì. No? Ecco, io l'ho fatto il portiere di qua con la sinistra. Quindi ho finito il progetto, mi sono messo lì e al contrario. E quindi l'ho trasformato in una lampada alla fine, siccome non è avvenuto. Gli ho fatto fare un pannello dietro in memoria di FIFA 90, l'omino, okay, l'omino quello cubo, e poi gli ho messo una lucetta e alla fine diventa una luce. Adesso dura 3 minuti, però dovremmo essere quasi alla fine. Comunque è stato un progettino interessante. Ecco, vai, andiamo alla fine. Questo qui è tutto, ho messo i anche segnapunti. I segnapunti e gli ho messo il pannello Italia 90, poi dentro gli ho aggiunto una luce. E l'hai fatto diventare. E l'ho fatto diventare. Però vedi, anche questo fa parte. Sì, sì. Perché? Perché te lo sei creato, te la sei cantata, te la sei suonata. Bravo, cioè alla fine ho detto, vabbè, ho sbagliato, facciamo una lampada. Esatto. Bene, bene, bene. Bellissimo, ecco qua. Mitico. Ok, allora direi che ci siamo. Grazie, grazie di essere mille a te. Stati qui. È stata a una Fosforo. Bellissima esperienza. Grazie, grazie. Ale Bourdieu. E quindi andate a vedere i progetti di Califfo su TikTok, ma anche seguite le sue storie su Instagram, che vi farà sicuramente divertire. E qualche minuto adesso di pausa e poi ci sarà Giannone, che è un altro TikToker che presenterà insieme a Jacopo il libro che ha fatto Giannone e ci racconterà la sua esperienza. Grazie a tutti e grazie al Califfo. Grazie, ciao.